Fra storia e progetto, quale futuro per la professione? È duplice il confronto fra Carlo Scarpa e gli studenti dell'Università IUAV. Con la memoria viva di Scarpa, docente all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, negli anni che hanno fatto dell'Ateneo una ribalta internazionale di dibattito e sperimentazione, e con la sua opera divenuta essa stessa argomento di studio e di ricerca. La scuola di dottorato rivisita quel lavorio del maestro, fecondo di spunti tra esperienza professionale e insegnamento. Un'occasione per parlare anche in chiave provocatoria di sostenibilità e di committenza tra i temi cardini del fare architettura oggi. Come far parlare tradizione e novità in una città così particolare come Venezia? Progresso e conservazione sono inevitabilmente costretti a coesistere. È possibile questa mediazione? Nel corso dei secoli questa mediazione è avvenuta attraverso l'esasperante lentezza nella prassi decisionale amministrativa. È stata la lentezza a consentire, in un certo senso, l'assimilazione del nuovo privato della sua carica eversiva, perché nel frattempo esso è diventato già un linguaggio vecchio. Tra i tantissimi esempi che si possono fare ricordiamo Palazzo Ducale. La decisione di trasformare il palazzo è della prima metà del 1300, ma solo nel 1422 il doge Tommaso Mocenigo la mette in atto. Il rinnovamento, pur se acquisito come programma da quasi un secolo, era ritenuto un gesto pericoloso. Ciascun gesto fondativo che possa mutare in qualche modo il carattere di questa città è visto come un gesto tracotante. La chiave per introdurre l'architettura contemporanea a Venezia è il progetto. Il progetto è l'esatto opposto della nostalgia. Il progetto è arrischiarsi a decidere. Progettare a Venezia per noi vuol dire interpretare i suoi miti in chiave contemporanea. Per questo la conoscenza della storia è fondamentale. Come potremmo interpretare un mito senza conoscerlo? Crediamo che la storia non sia una zavorra, ma un'opportunità. Guardiamo le esperienze degli architetti del passato che, come Carlo Scarpa, nella propria epoca, hanno prodotto modernità. Questi architetti costituiscono una guida, un filo rosso che aspetta solo di essere ripreso oggi da giovani architetti animati dalla stessa sensibilità degli architetti del passato. Si può cambiare Venezia? Nonostante il suo apparente rifiuto al cambiamento, Venezia ha sempre dimostrato una notevole capacità rigenerativa ed è rimasta un luogo centrale del dibattito e della ricerca sul progetto di architettura. Nel mantenimento di questa centralità hanno avuto un ruolo chiave anche alcune istituzioni. Lo IUAV, la Biennale, fondazioni come la Quirini, hanno accolto fisicamente al loro interno interventi di architettura contemporanea, che hanno agito come semi-germinatori per una modernizzazione sostenibile della città. Queste istituzioni hanno dimostrato che, proprio in una realtà resistente come Venezia, progetti sostenibili di architettura contemporanea possono aprire la strada a una trasformazione viva della città. L'intervento di Carlo Scarpa alla Querini ha certamente avuto questa spinta propulsiva, generando una serie di operazioni successive. Procedere nel segno di Carlo Scarpa significa analizzare l'opera concreta di un maestro a Venezia, per individuarne ed estrapolarne le tematiche che regolano il costruire contemporaneo nella città. Una città che nel suo codice genetico, nella sua forma urbis, ha portato con sé il cambiamento, il suo continuo rinnovarsi, seppur con la prudenza legata al suo valore intrinseco. Opere della contemporaneità, da Carlo Scarpa stesso a Pastor, Botta, Gardella, fino al più recente Tadao Ando, testimoniano come sia possibile garantire i diritti dell'antico e le esigenze del moderno, ammettendo con la forza di accogliere un'ulteriore stratificazione, come testimonianza del proprio tempo.